Amici di Valdo TV, oggi ci troviamo alla mostra L'arte non ha età di Giuseppe Curto e Stefani Rebuli e ci troviamo qui in compagnia di Stefani Rebuli che ci racconterà un po' come è nata l'idea di questa mostra. Allora, innanzitutto la mostra nasce come idea di mostrare le opere di Giuseppe. Io e Giuseppe ci conosciamo da un po' di tempo e mi ha sempre mostrato i suoi disegni. Dopo aver organizzato i primi dettagli per la mostra abbiamo deciso di continuare, quindi dopo questa mostra ce ne saranno di altre. Il nostro progetto nasce come, con una voglia di mostrare appunto le opere di Giuseppe, ma già dal prossimo mese ci saranno altri artisti che verranno a cui verrà chiesto di esibire le loro opere. Tutto questo per ricordare che dentro di noi c'è sempre una minima parte di un essere, diciamo, artista, e appunto l'unico modo per mostrare questo è appunto esibire quello che si crea senza aver nessun riguardo. Parliamo un po' del titolo, L'arte non ha età, Giuseppe ha 91 anni, quindi qual è l'idea che sta sotto questo titolo? Beh, innanzitutto il fatto che non è mai troppo tardi. Appunto Giuseppe ha cominciato a dipingere a 80 anni in seguito a un'operazione al cuore, e a me piace molto l'idea che comunque prima lui non l'ha mai fatto, però la vena artistica, la fantasia la possedeva già da prima, e ha deciso a 80 anni appunto di cominciare a dipingere e far emergere tutta la sua fantasia su tela. Sono sempre stato appassionato, e allora avendo la fabbrichetta e l'acciaio, perché ho sempre la grande fantasia, allora ho cominciato a fare dei modelli, ma era troppo in anticipo e l'ha recuperato 20 anni dopo. Sì. Bon, sul campo musicale io sono organista da 70 anni, sono all'organo ancora anche adesso, ho formato e diretto diversi cori, ho scritto diversa musica religiosa. E adesso poi sono stato operato a una valvola al cuore a Trento. Allora ho dovuto fermarmi. Allora ho pensato, la pittura mi piace, però non ho nessuna cognizione artistica, tecnica per disegnare. Allora ho preso dei fogli di carta, ho cominciato. Allora mia moglie mi diceva, ma sono pitture, lo che? Infantili. Allora ho cominciato qualcosa di meglio, insomma, essendo obbligato a star fermo dopo l'operazione, mi sono messa lì con i fogli a disegnare, senza nessuna cognizione artistica, ma senza anche nessun scopo. Il scopo principale era l'albero della vita, se hai l'occasione di vedere che ci sono alberi della vita. E poi ho cominciato con tutto il resto, quello che vedete qui è tutto frutto della mia fantasia soltanto. E ora io comincio a disegnare con la matita e poi col pennarelli, perché è soltanto pennarelli, e viene fuori, io comincio man mano che vado avanti, aggiungo e i risultati qui che li vedete, ecco, praticamente. L'arte non ha età vuole essere un po' un messaggio che lanciamo anche ai giovani per far capire che è vero, probabilmente con l'arte non si può vivere, però è sempre bello esprimere i propri sentimenti, le proprie emozioni attraverso l'arte in qualsiasi forma. Stefani, parlami un po' di te e delle tue precedenti esperienze artistiche. Io ho sempre disegnato, sono un artista anch'io, e mi sono avvicinata al mondo delle mostre d'arte a Londra. Circa 5 anni fa ho creato un collettivo di artisti che va per il nome Visual Ways, e attraverso questo collettivo appunto organizzavo delle mostre in certi locali di Londra, mostre che spaziavano dal disegno alla fotografia alla scultura. Tornata in Italia qualche mese fa mi mancava proprio creare ancora questa sorta di eventi e luoghi di aggregazione anche, quindi ho deciso di fare la mia prima mostra qui. Ovviamente il collettivo ha un altro nome, che è appunto il collettivo, di cui cominciano a far parte tanti artisti della zona, e mi piace pensare che questa è un'idea che non solo valorizza gli artisti, ma valorizza anche il territorio. Pensi che esporrai qualcosa anche tu, qualche tua opera?
Sì, infatti ho in programma una mostra verso gennaio, sempre qui a Segusino, però per questo vi darò dei dettagli più avanti. Grazie Stefanie. Dalla mostra L'arte non ha età di Segusino è tutto. Arrivederci al prossimo servizio. Ciao!